quanto riguarda la proposta di alienazione e valorizzazione dei beni immobili del patrimonio culturale, noi pensiamo che questo tipo di documentazione sia una documentazione che non favorisce un voto chiaro da parte di chi si deve esprimere sulle questioni che si vengono messe al secondo punto all'ordine del giorno. Perché c'è una delibera. Siamo ancora sul primo dato, consigliere Carlo. Alienazione, valorizzazione. No, pensavo che il primo era preliminare. Il problema è che dallo schema che hanno ricevuto i consiglieri comunali, che è uno schema fondamentalmente delle proprietà del comune, è soprascritto schema di beni patrimoniali per l'alienazione e la valorizzazione, non si capisce poi quali beni il comune vuole valorizzare e quali beni il comune vuole alienare e in che modo e le ragioni che portano all'alienazione dell'uno o alla valorizzazione dell'altro. Quali sono le progettualità che portano il comune a identificare e qua non è stato fatto, non è stato identificato, quale bene patrimoniale deve essere valorizzato e quale bene patrimoniale deve essere alienato, il perché, la progettazione. Questa è una documentazione che non favorisce la discussione chiara, perché poi ci troveremo a votare opposizione e maggioranza in questo modo semplicemente per partito preso e non per la chiara lettura delle carte che dovrebbero arrivare da questa Presidenza. Il Presidente del Consiglio dovrebbe favorire una lettura chiara da parte in favore dei consiglieri comunali che hanno la responsabilità di rappresentare la città, di amministrare, e se non c'è la possibilità di capire che cosa stiamo votando, perché la Presidenza del Consiglio comunale non fa arrivare delle carte chiare ai consiglieri comunali, non vedo come poi